Dal libro della Genesi. Adamo conobbe Eva sua moglie e concepì e partorì Caino e disse: ho acquistato un uomo grazie al Signore. Poi partorì ancora Abele suo fratello. Ora Abele era pastore di greggi, mentre Caino era lavoratore del suolo. Trascorso del tempo, Caino presentò frutti del suolo come offerta al Signore, mentre Abele presentò a sua volta primogeniti del suo gregge e il loro grasso. Il Signore gradì Abele la sua offerta, ma non gradì Caino e la sua offerta. Caino ne fu molto irritato e il suo volto era abbattuto. Il Signore disse allora a Caino: perché sei irritato e perché hai abbattuto il tuo volto? Se agisci bene, non dovresti forse tenerlo alto? Ma se non agisci bene, il peccato è accovacciato alla tua porta. Verso di te è il suo istinto e tu lo dominerai. Caino parlò al fratello Abele. Mentre erano in campagna, Caino alzò la mano contro il fratello Abele e lo uccise. Allora il Signore disse a Caino: dov'è Abele tuo fratello? Egli rispose: non lo so. Sono forse io il custode di mio fratello? Riprese: che hai fatto? La voce del sangue di tuo fratello grida a me dal suolo. Parola di Dio. Veniamo, grazie a Dio. Per vivere insieme questo momento di preghiera, illuminati dall'ascolto e dalla riflessione sulla parola di Dio. Quanto è importante mettere al centro della nostra vita la parola di Dio. Tutto nasce dalla parola, anche il sacramento, l'Eucaristia, trova la sua fonte, il suo inizio dalla parola annunciata. I primi cristiani, sollecitati dai discepoli, ascoltavano la parola e, dopo aver ascoltato la parola, domandavano: che cosa dobbiamo fare? E i discepoli rispondevano: convertitevi, fatevi battezzare, entrate nella Chiesa. E da lì tutti i sacramenti, l'Eucaristia, il dono dello Spirito, ma tutto nasceva dalla parola e nasce dalla parola, perché la parola di Dio è quel verbo incarnato, quel verbo che era all'inizio del mondo e della creazione. Quando non c'era nulla, Dio disse e tutto fu. Attraverso la parola Dio ha creato il mondo intero. E quella parola pronunciata dal Padre, che è il Verbo di Dio, Giovanni ci dirà: il Verbo si è fatto carne. La parola è diventata uno di noi. Cristo, parola vivente del Padre. Dio non l'ha visto nessuno. Cristo con la sua parola
ce lo ha presentato, ce lo ha mostrato e ci ha parlato di lui. Senza la parola di Dio rischiamo di essere uomini di parole, ma non uomini della parola. Rischiamo di essere uomini e donne del fare, ma non uomini e donne dell'ascoltare. Dall'ascolto, dall'accoglienza, dalla meditazione della parola può nascere la conversione del cuore. È la parola che ci stimola, che ci guida, è la parola che fa nascere in noi il desiderio di cambiare vita e anche di fare del bene. Il bene che possiamo fare, se nasce dalla parola, è il bene cristiano, altrimenti è filantropia umana. La parola ci guida e la parola entra in noi. Paolo dirà che la parola di Dio è una spada penetrante che entra nelle giunture delle nostre ossa, perché davanti alla parola il nostro cuore si infiamma. E questa sera abbiamo ascoltato una parola penetrante, una parola che viene dall'antichità, dalla Genesi, un testo composto quasi 2000 anni prima della venuta di Gesù. Noi stasera, fratelli e sorelle, abbiamo ascoltato un testo che è parola di Dio da 4000 anni. Lo è stata per gli ebrei, lo è per tutti noi cristiani, lo è anche per i nostri amici musulmani. Parola di Dio, parola rivelata. E questo testo ci parla di difficoltà, di tensioni, di accoglienza e di cammini. Parola, ascolto, accoglienza, migrazione. E il brano che segue la caduta di Adamo e di Eva. Al capitolo 3 Adamo ed Eva cadono perché vogliono fare tutto da soli, vorrebbero essere come Dio agendo da uomini, essere come Dio ma senza Dio. Cadono nel peccato originale. Che cosa avviene da quello? Che cosa capita con quella rottura tra gli uomini e Dio? Quando Adamo ed Eva rompono il legame con Dio, si rompono anche i legami tra gli uomini. Rompere con Dio significa anche rompere con gli altri. Cari amici, cari fratelli, care sorelle, quando noi non abbiamo Dio nel cuore, con più facilità non abbiamo neppure gli altri nel cuore. Se noi siamo con Dio, c'è più facile avere il rapporto con gli altri. Diventiamo uomini e donne di accoglienza, diventiamo uomini e donne aperti al dialogo, diventiamo uomini e donne capaci di amare, di perdonare, di essere perdonati. Ma togliete Dio dal nostro cuore. Togliamo Dio dal nostro cuore, allora diventiamo aridi, non riusciamo più ad amare, a perdonare, ad accogliere, a dare la mano, perché siamo entrati in noi stessi. Questo è capitato nella presentazione di questo testo che abbiamo ascoltato. Caino e Abele. Il paradiso era finito. Siamo scesi sulla terra con Adamo ed Eva, lontani dal paradiso terrestre. E Caino e Abele, questi due figli di Eva e di Adamo, progenitori nostri, nostri avi. Caino e Abele, due espressioni diverse di come tante volte siamo noi. Noi tante volte siamo Abele e qualche volta siamo anche Caino. Alcune volte siamo Abele, pronti ad offrire a Dio i frutti più belli del nostro gregge. Caino offre i primi nati del suo gregge. Caino fa una, Abele cioè fa una scelta. Offre i primi nati, offre le primizie del suo gregge a Dio. Lo offre con forza, con fiducia. Anche Caino offre
Ma il testo dice che offre i frutti della terra. Ma vi ricordate la terra che cosa aveva subito poco prima? Dio aveva allontanato Adamo, aveva allontanato Eva, ma non li aveva maledetti, ma aveva maledetto il suolo, la terra. E aveva detto che dal suolo con fatica avrebbe tratto l'uomo ogni specie di frutto, con fatica dal suolo. Il suolo era maledetto e sul suolo e dal suolo strisciava il serpente. Quindi il suolo era ritenuto come luogo di non benedizione. Sarà di nuovo benedetto poi con Noè e con i figli di Noè, Sem, Yafet e Cam, che ridaranno al suolo la gloria di Dio. Ma in quel momento il suolo è visto in modo negativo e le offerte a Dio si facevano immolando un uccello, una tortora, una colomba, un agnello. Quindi a bene fa l'offerta vera, mentre Caino offre qualcosa dal suolo. Ma il problema non è solo questo, il problema è ciò che c'è nel cuore di Caino. Caino è irritato, il suo volto è abbattuto, perché Dio non aveva gradito la sua offerta. Ma vedete che Dio non lo abbandona. Anche se Caino non ha fatto una bella offerta, non è che Dio ha chiuso con Caino. Noi siamo che tante volte chiudiamo le porte. Noi appena qualcuno sbaglia con noi, chiudiamo la porta. Noi appena qualcuno pensa in modo diverso da noi, chiudiamo la porta. Noi quando qualcuno non è come noi, chiudiamo la porta. Dio non chiude la porta neppure con Caino. E chi domanda? E gli chiede: Caino, perché sei arretrato? Perché hai abbattuto il tuo volto? Getta a Caino un amo per prendere Caino, per far sì che Caino si scuota da quel suo essere triste, da quel suo essere chiuso in se stesso. Dà a Caino una possibilità. Caino parlò al fratello Abele. Cioè, vedete, le parole di Dio a Caino fecero bene, perché Caino inizialmente va dal fratello e parla. Il testo non ci dice che cosa si siano detti, però sicuramente c'è stato un dialogo tra i due, un dialogo iniziale che però a un certo punto esplode. Mentre parlavano e mentre erano in campagna, Caino alzò la mano contro il fratello e lo uccise. Che cosa prevale in questo uomo? Non prevale l'ascolto della voce di Dio, non prevale il dialogo col fratello, vuole risolvere la situazione in modo prepotente e vuole chiudere tutte le porte definitivamente, eliminando Abele. Pensa di aver ottenuto il bene. Oggi la nostra società spesso ragiona così, pensa di risolvere tutto eliminando chi è diverso, chi è lontano, chi viene da paesi diversi. Eliminiamoli e risolviamo tutto, chiudiamo. Non è questa la soluzione, perché la soluzione di Caino. Caino si rattrista, Caino si ribella, Caino prova invidia e gelosia, l'invidia e la gelosia che rode il cuore di questo uomo. Ha invidia e gelosia di Abele, perché Abele non è come lui, perché Abele non la pensa come lui, perché Abele non offre quello che ha offerto lui, perché Abele magari è stato perdito. E Caino non sa accettare la diversità che c'è nel fratello. Cari amici, adesso vi dico qualcosa di molto importante. Fratelli si nasce, ma fratelli veri si diventa. Non basta nascere dallo stesso sangue per essere fratelli. Possiamo essere fratelli anche con chi non è il nostro fratello di sangue. Essere fratelli è una ricerca, è un dialogo, è un dono che lo si può avere come una vocazione. No,
Non basta il fatto che siamo della stessa madre per dirci che siamo fratelli. Quanti fratelli nati dalla stessa madre, fratelli non lo sono, perché si dividono, perché non si parlano più, perché non si salutano, perché non hanno più sensi in comune, perché non si cercano più. Erano fratelli di sangue, ma non erano fratelli di fede. Per diventare fratelli bisogna fare un cammino. Per diventare fratelli bisogna mettere la parola di Dio nel cuore. Per diventare fratelli bisogna avere la capacità di guardare oltre. Questo è il fratello. Fratelli, Caino e Abele non lo erano. Lo erano di nascita, ma di fatto no, perché non la pensavano, non avevano la capacità di accettarsi e di accogliere. Il vero fratello è quello che accoglie, il vero fratello è quello che dà la mano, il vero fratello è quello che lascia un po' del suo per entrare nell'altro. Il vero fratello è colui che non guarda il colore, la faccia, l'altezza, la bellezza. Il vero fratello è colui che guarda dentro, che non si ferma nelle apparenze. Caino si era fermato nelle apparenze. Ma vedete, Dio ancora una volta getta un altro amo. Vuole in qualche modo ancora riprendere Caino e dice a Caino: dov'è Abele tuo fratello? Guardate l'agire di Dio. Ricordatevi, Adamo ed Eva avevano peccato, ma Dio li chiama e dice ad Adamo: Adamo, dove sei? Non gli dice: Adamo, che cosa hai fatto? Non gli dice: Adamo, tu che cosa hai fatto subito? No, cerca di parlare con Adamo. Adamo aveva fatto una cosa gravissima, aveva mangiato dell'albero. Ma Dio non gli dice: Adamo, hai mangiato dell'albero, chiudendo subito le porte, non dare nessuno. No, gli dice: Adamo, dove sei? Sono qui, mi sono nascosto. Perché ti sei nascosto? Vedete, Dio cerca un dialogo anche con Adamo che aveva sbagliato. Adamo non accetta questo dialogo, perché quando gli dice: forse mangiando dell'albero, che cosa ha detto Adamo? Sì, Signore, in un momento di scoraggiamento, in un momento ho mangiato dell'albero, perdonami. Questo dice Adamo? No. Adamo dice: io? Eva, la donna che tu mi hai visto accanto. Vedete, non si prende la sua responsabilità, non accetta la possibilità che Dio gli aveva dato. E allora Dio lascia Adamo e prende Eva. E dice ad Eva lo stesso: che hai fatto? E forse tu? Io? Il serpente che tu hai creato. Vedete? Quindi la colpa è di Dio. E quante volte noi diciamo che la colpa è di Dio? Non mi ha dato questo? La colpa è di Dio. Non mi ha fatto quello? La colpa è di Dio. Non mi rendo, la colpa è di Dio. Scarichiamo le nostre incapacità nel cuore di Dio. E poi vedete, Dio fa ad Abele la stessa proposta. Gli lancia un amo per prenderlo. Gli dice: Abele, e cioè, Caino, dov'è Abele tuo fratello? Tuo fratello? Che bella questa espressione. Tornerà, sapete? Tornerà in Luca 15. Quando il figlio il prodigo ritorna, vi ricordate? Il fratello maggiore non vuole entrare in quella casa perché è geloso, perché ha la rabbia, perché è come Caino. È fratello, ma non è diventato fratello. Allora il padre esce e gli dice: perché non entri? E lui risponde: è venuto questo tuo figlio. Questo tuo figlio non gli dice questo mio fratello. Lo ha rinnegato di fratello. E che cosa gli risponde il padre? Figlio mio, ciò che è mio è tuo, ma dovevamo fare festa perché questo tuo fratello è tornato. Vedete, ristabilisce i rapporti. Tuo fratello. E qui Dio fa lo stesso con Abele, con Caino, e dice: dov'è Abele tuo fratello? Ecco la conclusione del nostro riflettere, il tema di questo incontro. Il titolo era il dovere di prendersi cura dell'altro. Dio sta dicendo a Caino: dov'è Abele tuo fratello? Tu eri il più grande, ti dovevi prendere cura del tuo fratello, che magari non la pensava come te,
che ha fatto un'offerta diversa da te, che è diverso da te. Dov'è Abele tuo fratello? Vedete, cerca Dio di ricostruire e di dare la possibilità di accettarsi, di accogliersi. Anche qui Caino rinuncia a questa possibilità, dice no e risponde in un modo terribile: non lo so, non lo so. Sono forse io il custode di mio fratello? Vedete, è una dismissione di fratellanza, è una dismissione di dialogo, è una dismissione di mano tesa, è l'incapacità di riconoscere una condizione e di accettare una diversità. Sono forse il custode di mio fratello. Non è capace, non è stato capace di custodirlo prima, non è stato capace di accettare il dialogo dopo e non è stato capace qui di riconoscere una condizione che poteva ancora farlo riprendere agli occhi di Dio, pur se aveva fatto quell'azione dolorosissima della morte. Che hai fatto? Dice Dio. La voce del sangue del tuo fratello qui grida a me. Vedete, cari amici, prendersi cura dell'altro non significa prendersi cura di chi mi vuol bene, di chi mi ama, di chi mi è vicino. Sapete cosa dirà Gesù e cosa verrà ripreso da Giovanni? Se voi amate chi vi vuol bene, che merito ne avete? Anche i pagani fanno così. E se prestate denaro sapendo che poi vi verrà restituito, che merito ne avete? Gli usurai fanno così. Cari fratelli, leggiamo questa parola oggi nella nostra società, dove abbiamo paura del diverso, abbiamo paura del lontano, abbiamo paura che i migranti vengano e ci tolgono il posto, la casa, il lavoro, ci portano le malattie e sono diversi da noi. Dov'è tuo fratello? Questa domanda deve risuonare nel nostro cuore. Perché in Gesù Cristo siamo tutti fratelli. O siamo tutti fratelli e ci crediamo da cristiani, o chiudiamo il Vangelo e facciamo che quello che ci piace del Vangelo lo accettiamo. La fede, i tanti, la messa, la preghiera. Poi usciamo fuori e dobbiamo difendere i nostri diritti, le nostre tradizioni. E il fratello? Cioè non ci poniamo neppure il problema. Non neppure, arriviamo a dire: ma che ne so io dell'altro? Che mi interessa? Ma se la vedano loro? Ma la domanda, cari amici, ritorna. E ritorna nel nostro cuore sempre, ritorna. Dov'è tuo fratello? Che cosa rispondiamo? Non lo so. Ricordatevi, e mi avvio alla conclusione, che Gesù nel Vangelo di Matteo dirà: avevo fame e non mi è dato da mangiare, avevo sete e non mi è dato da bere, ero nudo e non mi hai vestito, ero forestiero e non mi hai ospitato. Quando mai, Signore, ho fatto questo? Perché se veniva Gesù nudo, tutti lo avremmo vestito. Se Gesù bussasse alla vostra porta, tutti lo accoglieremmo. Ma se fosse il povero, l'affamato, l'assetato, il migrante, sapete come rispondiamo? Non lo so, sono il custode di tutta questa gente che viene, che rompe. Siamo dato Gesù Cristo.